Secondo il 71% degli italiani, il cibo è l'elemento che maggiormente rappresenta l'Italia all'estero. Beccati questo, Dante Alighieri. Per oltre un italiano su due, mangiare significa felicità e piacere. La rilevanza del cibo per la nostra cultura è innegabile ed evidente. Sono sicuro che davanti ad una pizza con l'ananas, coi bordi bruciacchiati e il cheddar al posto della mozzarella, molti di noi sarebbero pronti a dichiarare guerra al mondo intero. Ma cosa ne pensano gli italiani del cosiddetto cibo sintetico? Quali sono i pro e i contro di riprodurre il cibo in laboratorio? Lo scopriamo oggi qui su Statistic Hazzi, lo show più amato dai geometri e dai feticisti dell'Excel. Partiamo con una precisazione che poi ignorerò per tutto il resto del video, per semplicità. Parlare di cibo sintetico non è propriamente corretto, perché qua di contenuto sintetico o artificiale c'è ben poco. Si dovrebbe parlare di cibo coltivato o di carne colturale, poiché la partenza è sempre da cellule animali che poi vengono fatte moltiplicare e differenziare in laboratorio imitando ciò che avviene naturalmente con la crescita degli animali. Produrre carne coltivando cellule animali è possibile in realtà già da diverse decine d'anni, ma è solo di recente che le cose hanno cominciato a muoversi. Nel 2013 alcuni giornalisti hanno assistito alla prima degustazione pubblica e nei recenti anni sono cominciati anche i primi progetti a riguardo nel mondo. La carne sintetica porta da un lato grandi speranze ed opportunità per via della possibilità di produrre carne con minore impatto ambientale rispetto ai grandi allevamenti intensivi, ma dall'altra desta grandi paure e preoccupazioni di carattere economico. Ad esempio, lo sapete cos'è questa? Questa è una polpetta di carne di mammut che un'azienda australiana ha coltivato in laboratorio, che poi bastava guardare nella ghiacciaia di mia nonna, robe là dal Pleistocene. In questi giorni il governo italiano festeggia per essere il primo governo al mondo ad aver proibito la carne sintetica, un provvedimento che la presidente del consiglio ha definito all'avanguardia. La carne sintetica è vera carne che viene fatta crescere in un bioreattore, a partire da poche cellule, senza dover quindi allevare e macellare un animale. Pensate che già Winston Churchill nel 1931 aveva previsto questo traguardo tecnologico, ma fino al 2013 non era mai stato raggiunto. Coltivare la carne significa ottenere gli stessi prodotti animali senza però i relativi impatti in termini di suolo, acqua ed emissioni. E del resto la riduzione dei consumi dei prodotti di origine animale tradizionali è l'azione più grande che come singoli possiamo fare per contribuire alla lotta alla crisi climatica e ambientale. Ci sono circa 100 aziende che stanno sviluppando carne e pesce da laboratorio. Crocchette, hamburger, polpette, tonno, salmone, gamberetti. Al momento è commercializzato solo a Singapore, ma il novembre scorso la FDA americana ha dato le sue prime approvazioni. Dal 2020 ben 2 miliardi di dollari sono stati investiti in questo mercato, il cui valore potrebbe raggiungerne 25 entro il 2030. Ma in Italia il governo ha previsto multe fino a 60.000 euro per chiunque volesse farne parte. Se gli agricoltori festeggiano la protezione dei propri interessi, mucche, polli e maiali forse iniziano ad invidiare il mammut. E grazie a Matt in the World, trovate tutti i suoi contatti in descrizione, seguitelo per tutto ciò che ruota attorno a sostenibilità ed ambiente. Ora, entriamo nel vivo della puntata. Voi seguaci del canale di Gross, esseri onniscienti e per natura superiori all'uomo comune, chiaramente avrete una fotografia chiara dell'argomento in discussione. Ma gli italiani, invece, quanto ne sanno? Il primo dato che ci colpisce è che oltre un italiano su due, prima del recente bombardamento mediatico, non aveva mai sentito alcun termine collegato al tema della carne sintetica. Ed è un dato importantissimo perché è proprio nella mancanza di consapevolezza che si annidano paure ed incomprensioni. Il primo impatto scatenato dall'uso dei termini legati al mondo della carne coltivata è negativo. Termini quale artificiale o in vitro portano percezioni negative se associate al cibo e non è un caso, ma di questo parleremo dopo, che i termini recepiti più positivamente, come carne pulita o carne coltivata, non vengono quasi mai citati dai detrattori di queste tecniche di produzione. Sempre parlando di percezioni, possiamo vedere come la carne sintetica sia in generale percepita come più ecologica ed etica, ma al contempo meno gustosa e naturale.
considerazioni che portano ad altre riflessioni importanti. Nel complesso, considerando pro e contro percepiti, la maggior parte degli intervistati percepisce l'avvento della carne sintetica come negativo e solo il 5% degli intervistati afferma che sicuramente consumerà carne sintetica. Ed è già una prima cosa che ci portiamo a casa, perché ci fa capire il sistema valoriale dei consumatori italiani. Nel senso, non siamo totalmente inconsapevoli che potrebbe avere un impatto positivo sul pianeta. Ma ci interessa il giusto, perché comunque ritenendola a torto o a ragione peggiore della carne naturale, non siamo disposti comunque a rinunciare a una bella bistecca alla fiorentina. E posso capirlo, già solo pronunciando il nome mi viene da sbavare, maledetto cervello rettile. La maggior parte di chi consumerà carne sintetica lo farà per motivi legati all'ecologia ed all'eticità della produzione, ma non è indifferente la percentuale di coloro i quali la ritengono anche più sicura rispetto alla carne tradizionale, dato che risulta perfettamente complementare invece rispetto a coloro i quali non la consumeranno mai. Individui che nella maggior parte dei casi non lo faranno proprio per paura dei danni alla propria salute, più che per il sapore in sé, nonostante abbiamo visto prima come generalmente si pensi che sarà meno gradevole al palato. È un po' come la storia del biologico o dell'omeopatia. Che è un po' come la storia del biologico o dell'omeopatia. Ce l'ho fatto! Istintivamente ci fidiamo di più di ciò che ci viene venduto come naturale, istintivamente ci piace ciò che offre madre natura. Siamo consapevoli, per la maggior parte almeno, che si tratta di una tecnologia che potrebbe avere un impatto positivo sul pianeta. Non percepiamo come prioritaria la salvaguardia dello stesso, non vediamo i vantaggi per la nostra salute nel medio-lungo termine che invece vediamo come minacciati da questi prodotti nel breve termine. Temiamo l'ignoto, le cose brutte che possono succedere alla nostra salute nonostante ci siano degli studi apposta dedicati a scovare potenziali rischi. E rifiutiamo ciò che non viene percepito come naturale, ciò che viene percepito come lontano dalla nostra quotidianità. Che è strano, perché è come se avessimo interiorizzato che ok, l'uomo ha prodotto l'inquinamento, i veleni, la tossicità. Però poi non ci fidiamo dell'uomo per porvi rimedio. È come se volessimo che la natura facesse il proprio corso, però noi non le abbiamo fatto fare il suo corso, no? E quindi ora non c'è la voglia, è come se ci fossimo impigriti e tutte le iniziative dell'uomo fossero viste come velleitarie ed inutili. Anche parlando di eticità di produzione, c'è una grossa polarizzazione tra chi si preoccupa delle nostre produzioni e chi invece si preoccupa delle condizioni degli animali. Anche qui, posizioni comprensibilissime e condivisibilissime. Però il rischio è che a seconda della situazione politica del momento si vada da una parte o dall'altra, anziché limare gli spigoli e trovare una soluzione condivisa. Un'altra cosa interessante. C'è più gente che afferma che se fosse costretta ad eliminare la carne non mangerebbe più nulla di simile, che gente che sarebbe disposta a sostituirla con la carne sintetica. Che insomma, tralasciando le risposte legate ai sostituti vegetali, che sono comunque la maggioranza, raga, in qualche modo le proteine le dovete assumere, cioè il suicidio non è la via. E sul tema degli alimenti sostitutivi purtroppo non ho trovato molto, avrei voluto approfondire un po' di più il filone degli alimenti estranei. Così l'ho chiesto a voi iscritti al canale di Gross. Ecco, se non siete iscritti iscrivetevi ora. In descrizione trovate anche tutte le informazioni su Cascina Speranza, il mio primo libro. Non fatevelo sfuggire. Per prima cosa vi ho chiesto, secondo voi, secondo le vostre percezioni, è più sano un integratore proteico o la carne sintetica? E devo dire che la risposta è stata abbastanza unanime. Dopodiché ho voluto confrontare i novel food più spinti e vi ho chiesto, se arrivasse Satana o Gesù a scelta e vi imponesse di non mangiare più né carne né pesce né sostituti vegetali, che fareste? Ed anche in questo caso la carne sintetica ha avuto la meglio. Che non è un dato valido statisticamente, però mi sarebbe piaciuto capire un po' di più a riguardo, no? Spostare la contrapposizione tra cibo tradizionale e novel food, analizzando invece questi ultimi per capire in che direzione ci si evolverà, su quale ambito investire di più. Perché è impensabile fermare con una legge i cambiamenti socioculturali. Cioè, rispetto a 50 anni fa si mangiava solo pasta asciutta, ora ad ogni angolo c'è un kebab bar e un sushi. Eppure nessuno, pubblicamente, aveva analizzato prettamente questi ambiti. Ed è in quel momento che mi è caduto l'occhio
su un particolare. Ho guardato con maggiore attenzione chi fosse il committente di praticamente tutti gli studi che ho citato nel video. Non tutti, ma quasi. Coldiretti. La stessa Coldiretti che ha lanciato una raccolta firme per fermare il cibo sintetico utilizzando locandine del genere in cui da un lato si vedono mucche felici, giovani sorridenti ed italici campi elisi e dall'altra tossici in chimica che distillano roba che sembra radioattiva. La stessa Coldiretti che ha lanciato una galleria dell'orrore a tavola con insetti e carne sintetica. La stessa Coldiretti che da mesi bombarda con titoloni del tipo «Le 5 bugie della carne Frankenstein», «Arrivano i cibi in provetta», «No da 7 italiani su 10», «Coldiretti e filiera Italia all'ONU», «Battaglia contro il cibo sintetico». Vedete, e ciò che segue è solo una mia personalissima opinione estemporanea, i sondaggi, le ricerche di mercato, vengono fatte per svariati motivi, uno dei quali, il più comune in ambito industriale o business, è la conoscenza dei propri clienti, per capire quali tasti toccare poi nelle proprie strategie di marketing, per capire come vendergli le cose, che è ciò che secondo me ha fatto esattamente Coldiretti, in modo assolutamente legittimo. Coldiretti ha degli interessi sacrosanti, come la difesa del patrimonio agroalimentare italiano, e aveva bisogno di capire come vendere alla popolazione una visione di questo fenomeno che sostenesse i propri interessi. Non stupisce quindi se in nessun articolo vengono usati i termini recepiti più positivamente. Non serve essere geni del marketing per capirlo. Però ad esempio sulla famosa locandina che sintetizza molto bene la dialettica Coldiretti possiamo vedere come la spinta sia sulla naturalità, sulla salute piuttosto che sul gusto, banalmente. Guardate come vengono usate le parole tipo bioreattore, mettendoci di fianco il simbolo della radioattività. Raga, lo yogurt e la birra, con i processi di fermentazione ad esempio, prevedono passaggi in bioreattori. Avete mai visto il simbolino della radioattività di fianco a una campagna della Peroni? Guardate quanti rimandi a parole come rischioso, fa male, cellule impazzite, spezza la natura. E se non è disinformazione questa, poco ci manca, eh? E niente, se volete approfondire vi lascio dei link in descrizione. Io come sempre cerco di non fare troppo la lezioncina su cose che non mi competono, lascio fare ad altri le spiegazioni tecniche, mi limito a presentare i dati e le ricerche. Spero di aver arricchito un po' la discussione attorno alle famigerate carni sintetiche e colturali. Vi saluto, spero che il video vi sia piaciuto, vi do appuntamento alla prossima puntata. Fatemi sapere cosa ne pensate, se avete suggerimenti, se avete qualcosa che aggiunge informazione alla discussione. Ciao!